Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Super Dragon Ball Heroes, quest'oggi col primissimo video in compagnia, per il momento di un membro del trio, ma presto ci riuniremo, credetemi. Signori, abbiamo Tuberanza, ciao Tube, benvenuto. Ciao bello, grazie mille, tra l'altro appena tornati dalle vacanze pasquali, quindi siamo belli appesantiti, ma non è questo il problema. Esatto, ma l'importante, bro, ti dico, è che siamo belli appesantiti di fortuna, ma soprattutto di ticket. No, in realtà la vera cosa importante è essere sopravvissuti alla Pasqua, perché sappiamo tutti che a Pasqua si mangia. Ma tra l'altro, scusa una cosa, Blazi, allora, prima di chiedere i vari pollicioni all'insù per questi episodi, io vorrei chiedere a tutti i ragazzi di andare sotto il video di Joseph e scrivere hashtag FarmaTicket, perché Joseph, raga, non sta farmando i ticket e di conseguenza non riusciamo a fare gli spacchettamenti in tre. Perciò ecco il motivo per cui siamo qui soltanto io. Esatto, andate lì, bombardatelo, ma bombardatelo proprio. Hashtag, cioè, come ho detto, FarmaTicket. FarmaTicket, vai, sì. Vi vengo a dare una mano anch'io, vai. Vai. Allora, Joseph, dove dobbiamo pullare? Allora, bro, aspetta, prima di tutto, sì, mi raccomando, se volete altri video con Tuberanza e con Joseph, quindi tutti e tre insieme, mi raccomando, un bel like. Yes. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al canale di Tube. Grazie. Insomma, zio, potete andare a seguire anche soprattutto lì la serie di Super Dragon Ball Heroes che sta portando. Yes, e che mi sta togliendo l'energia vitale. Esattamente, ma quelli sono dettagli, ecco perché non l'ho portata. Non importa, sorvoliamo. Allora, bro, dimmi, ti dirò. Sì. Per questi spacchettamenti, allora, fissiamo prima di tutto le regole, visto che questo sì, è il primo video, quindi di introduzione. Ok. Regole. Abbiamo ovviamente le rarità, ci sono SR, ok. Le UR, che sarebbero le 4 stelle normali, le facciamo valere un punto, che ne dici? Ah, un punto, sì, va bene. Ok, sì, ci sto. Perfetto. Mentre le Secret, che sarebbero le 4 stelle più rare, le facciamo valere 2 punti. Perfetto, okay? Tutto il resto è merda, giusto? Sì, per il momento diciamo che non ci fissiamo un personaggio o dei personaggi in particolare che valgono più punti. Poi magari quando usciranno le nuove espansioni, quindi raga, mi raccomando. Ok. Magari fisseremo per esempio Gogeta Blu a 3 punti, ok? Ah, ok, quindi nei personaggi specifici. Però diciamo che in realtà siamo liberi di pullare in qualsiasi set. Quindi in base alle nostre esigenze, non è che dobbiamo andare tutti e due sul set 1, set 2. Tanto più o meno le rarità sono quelle, raga. Se la trovate, la trovate. Se non la trovate, non la trovate. Il set non fa differenza. Io personalmente ho già la mia idea. Cioè, okay, voglio andare nella Universe Mission numero 2 per cercare quello che secondo me è quella che in realtà secondo me è la UR più forte del gioco ed è una delle carte più forti del gioco, se non la carta più forte del gioco. Mm-hmm. Goku, che sarebbe? Rage, Goku Berserker. Goku presente Berserker all'interno. Ah, la U. Esatto. Ah, eccola qui. Esatto. Stato Super Saiyan Furioso. Esattamente, quello lì. Mentre tu, bro, chi punteresti? Io sinceramente, bro, vado a puntare sul set 2, ovvero allo Xenocell, che è una delle carte attualmente più forti del gioco, nonché la più utilizzata, perché ti permette di non essere shottato nel primo turno. Esattamente, praticamente il tank più forte. Bravissimo. Del gioco, tra virgolette. Esattamente. Ci sta. Partiamo un po' con i blu. Caccia normale. Vediamo che cosa riusciamo. Vabbè. Proprio voglio lo sculo pesante. Quando a vuoi. Giro. Effettivamente, con questi blu trovare una secret è una botta di culo atroce. Va bene. Esatto. Quando utilizziamo vuoi un ticket alla volta, ok? Vai, ci sono. Ci sono. Sono su bro. C. Vai. 3, 2, 1. Vai. Boom. Fai partire il primo. Dai, va. Vediamo. Xenocell, bam. Freezer R, vabbè, Freezer Resort R. Insomma, facciamo finta che io sta carta. Ah, ok. Tra l'altro è anche una doppione, fantastico. Bene. Proviamone giusto un'altra di prova, ok? Vai. 3, 2, 1, vai. Olè. Vediamo. E ma che cazzo? Boh, fermo bro, fermati. Che? Allora cominciamo a mettere in tutto un punto, perché ho trovato un UR, hai visto? Io ho trovato due volte la stessa carta che è due volte doppione. Io non ho parole. No, ma bro, ma te devi capire. Ho trovato una UR Vegeta Super Saiyan Blue che a me, cioè, cercavo realmente, perché questa è una delle UR, un'altra UR più forte del gioco. Cioè, è fortissima questa qui. Insomma, ragazzi, cambia il gioco, ma non cambia la storia. La mia fortuna è sempre rimasta quella. Meraviglioso. Al top. Meraviglioso, certo. Bro. Al top. Sì. Allora, io... Facciamo una cosa, sì, ce la spariamo davvero una multi blu e poi andiamo di ticket gialli, che ne dici? Va bene, ma la multi blu non so come tu possa metterla a schermo, eh?
Ah, è vero, è vero. Allora dai, famosi giusto un altro biglietto in singola, blu, e poi andiamo di gialli. Vabbè, okay? Se trovo un altro junior spacco il gioco, te lo giuro, Io ti avviso, bro. Bro. Vado, no, no, per favore, cerca di non... Allora, vai, tre, meno male che è in digitale. Tre, due, uno, vai. Lo disinstalli. Bro, un'altra VR. Vabbè, bro, rotto il cavolo. Io ho trovato una 3 Super stelle. Saiyan di quarto... Quindi tu hai trovato Sengoku due Super Saiyan di quarto livello. 2-4 stelle hai trovato? Esattamente, 2-4 allora... stelle, tra l'altro, che non avevo, che mi servivano entrambe. Bro, tu fai veramente top. Fai veramente schifo. Cioè, così te ne stai un po' approfittando. Ma che poi tra l'altro un altro doppione, bro. Vabbè. Allora, io sono sui gialli, sono sui rari, ok? Sì, forse è meglio. Vai. Io vai, ci sono. Dammi il via, quando quindi, vuoi. 3 2 1 via, e per favore fatemi trovare sto qui ci sono. Bello Whis, una CP però. È sì, bro, ma non è bro, l'avevo appena finito di dire, incredibile. Ma che hai trovato? Hai trovato quella che ci Goku sta? Fury! Goku Fury! Oh, 3-0, incredibile. Ma che è? Che è? Bro, lo so io. Bro, è già faccio, è assurda sta roba. Ma... E io a sto punto sai che faccio, bro? Andì, io ti raggiungo. Che fai? Vengo anch'io nel set 2 e vengo a cercare Xenocell. Vieni, vi t'appiglio Bordone. Vai, dimmi quando tu vuoi. Vai. 3, 2, 1. E dammi sto Xenocell. Comunque... E dammelo. Xenocell! Oh, ma che... ma che cazzo dici? Ma no, bro, dai, ma bro. Non aspetta, ma... No, ma stiamo scherzando. Ma non è possibile, bro. Mi stai più in giro. Non è possibile, non ci credo. Te lo giuro. Come devo fare a farglielo vedere? No, bro, aspetta. Tu mi stai cazziando come ho fatto io con Joseph. Di la verità. Non è possibile che ti fai tre pullate o quattro. Quattro pullate hai fatto. Hai trovato quattro cose, bro, che ti servivano. Cioè, non si spiega. Allora, visto che non ci crede, no, raga. Bro, visto che siamo in chiamata insieme, no? Sì, ho preso già non il cellulare. Non lo so se riesce a vedere. Ho preso già il cellulare. Non lo so se... L'hai preso? Sì, ce l'ho. Lo faccio vedere. Raga, gli mando la foto a sto punto, perché altrimenti non mi crede. Te, bro, guardatela, per favore. Altrimenti non mi credi. Guardate, gli ho mandato la foto. Io non ho... Io ti giuro, bro, non ho... Ma vabbè. Come vedete? Ok. Ci credi adesso? Sì, ho le prove, quindi ci credo. No, ma... Bro, ma non ce la faccio così, veramente. Continuiamo sulla strada del tuberanza, il più sfigato di tutta YouTube Italia. Secret Xenocell. Bro, mi sposto allora, vado nel set 7 a sto punto, so, che mi mancano bro, 3. Questo passo ti fai 5 pullate e trovi tutte le carte del mondo. Vabbè, vai. Mi bro, 5-0. Ah, io mi sto arrendendo già, ti sono sincero, mi sto arrendendo. Mi sto arrendendo. Vai. Però quando vuoi. 3, ci sono. 2, 1, vai. La Xenocell che ma ti comunque spacco mi capita di cazzotti, finalmente. Adesso a sto giro ho trovato un 3 stelle, quindi una SR. Io sto trovato, bro. Ho trovato Vegeta, che però è un doppione. Cioè, sto trovando merda su merda. Si può dire questa parola qui sul tuo canale? Si può dire merda? Sì, va bene, sì. Merda su merda. No, comunque... Comunque è pazzesco, perché non sai quante volte mi sono chiamato delle carte e sono uscite, incredibile. Tu non sai quante volte io mi sono chiamato delle carte e non sono uscite. Però lo so. Bro, quando vuoi, proviamo. Quando vuoi, sì. È dall'inizio, quando vuoi, tu mi dici quando vuoi, trovo la mia carta. Vai. 3, 2, 1, vai. Però non ci credo che mi sono portato a casa tutte e due le carte. Ma che cazzo di... Ma che carte mi stanno dando? Ma che è sta roba? Ma perché non trovo niente? Un'altra SR. Bro, ma stai usando i ticket gialli, sicuro? Sì, caccia raro. Speravo non fosse così, ma... A sto punto. Vai, proviamo ancora. Vai. 3, 2, 1, vai. Secret. Mo me la chiamo, Secret. Mo mi esce. No, non mi è uscito. No, niente. No, ho provato a chiamarmela un attimino. Hai fatto bene. CP Freezer CP. Tre stelle. Ok, bro, quelli lì che cercavi, che mi dicevi prima, che stanno praticamente tutti conciati. Ah, il Freezer, quello con il frac.
Ok. Esattamente, stanno nella Universe Mission 7, quella lì, cioè nella, nel set 7, 7, scusa, 7, quello lì che sto cercando. Ok. Ma dove ti dico? No, vabbè, io qua non voglio pullare qui perché non mi serve niente in particolare. A sto punto io proverei a cambiare. Cambio, metto 7, bene, 8 però. E vado alla ricerca del Gogeta. Cioè, a sto punto il Gogeta cerco. Va. Sì, dimmi quello tu. Lì ce l'ho già, mi sa. Quello il quarto, quello che dici. È strano, è strano. Ok, vai. Allora, ultimi 5 tentativi, che ne dici? Va benissimo. Vai. 3, 2, 1, via. Dai. Dai, Xeno Gogeta. C'è il mondo da poter trovare qui. Oh! Bella! Bro, cosa? È oscuro. Una 4 stelle, bro. Dammi un punto, please. Non male. 5 a 1, quanto stiamo? Più o meno. 5 a 1, sì, ho trovato una secret più 3 UR, mi sembra. Ma sai sì, che sì. Buona? È una buona? Sì, 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 non è male. Mi pare che pure quella ce l'ho. Se non sbaglio. Quando vuoi, bro. 3, 2, 1, via. Stavolta lo dico io, via. Sta a vedere che mi porta fortuna, Vai, vai. Oh, bro, oh, ma è una secret. Va bene. Wow, bro. Ma lo sai che ho trovato? Dai. Dimmelo tu, dimmelo tu. Dov'è che stai pullando? Nel set 7. Dimmelo, dillo. Hai trovato Broly Oscuro? Esatto, beh, yes! Eccola. 7 a 1, bro, madonna, ma che ma è meno sta roba? Ma meno male che io volevo dare 3 punti ogni secret, eh. Meno male che ti sei... Avevo detto. Bro, 3 tentativi. 3 tentativi. 3, 2, ormai, vai! Ci sono, ci sono. Cosa? Ma niente, lascia sta. Niente. Bills CP. Vai. Oh, l'importante è che ho trovato tutte le carte nuove, buono. Sì, no, certo, 3, 2, 1, si è trovato tutti i doppi, vai, vai. Gotenks, Gotenks SR. Dispo. Va bene. Sto trovando tutte le 3 stelle, amico mio. Tutte le 3 stelle le sto trovando io, Vai. 3, 2, 1, vai. Bro, chiudi tutto. Chiudi tutto. Ma un'altra secret. Bardock. Bardock quarto livello secret. Chiudi tutto. Io non lo so, ho perso il conto. Cioè, dovrò fare il conteggio dopo, bro. Ciao, faccio. Bravi. Bravo, ti giuro non lo faccio, ti proposito. No, ma tranquillo, cioè, è chiaro, chiaro che non è colpa tua, è palese come cosa, però, cioè, qui ritorniamo sempre al discorso di Xenoverse, cioè, torniamo sempre lì, nonostante qui sia un po' più facile trovare carte buone. Niente. Sì, ma è incredibile come tu non abbia trovato una secret nemmeno. Ma neanche una, neanche una, ho trovato a malapena una UR, una. Pazzesco. Bro, io direi che noi 10 ticket dorati ce li siamo spesi, che questi qui ce li sudiamo. Sì. Bro, io direi che possiamo chiudere qui, però ragazzi, fermi tutti perché ci sarà un altro episodio, ve lo dico, ci sarà un altro episodio da tuberanze. Io lì sono sicuro che creperò male. Che arriverà perché... dopo questo episodio. Perché questo video uscirà prima del mio. E... Esattamente. So già come quindi, andrà raga, a finire. Rimanete assolutamente sintonizzati da tube perché ci sarà il continuo e questa è una battaglia. È cominciata una guerra, è cominciata una battaglia. E chissà come andrà a finire poi, Esatto. Se il buongiorno quindi... si vede dal mattino, si preannuncia un gran bel giorno di merda. Ok, esatto. Ok. Beh, per me non proprio, per me non proprio. Vabbè, però, grazie, però. Per te va bene. Ma ricordati il detto del chi parte a razzo, amico mio, Ricordatelo. Esatto, speriamo. No, speriamo che sia il contrario per me, esatto. Bro, ti lascio i saluti. Ragazzuoli. E poi ci vediamo sul tuo canale. Ok, ragazzuoli, è cambiato il gioco, ma non è cambiata la situazione. Continuo a prendere schiaffi nei giochi a fortuna.
Purtroppo, regà, io e la Fortuna evidentemente abbiamo litigato da bambini e probabilmente gli ho fatto qualcosa che non mi ricordo. In tal caso chiedo scusa alla Fortuna e gli chiedo di tornare qui da me per il prossimo pack opening su Dragon Ball Heroes. Bro. E quindi nulla, avete visto com'è andata a finire? Io non ho parole, credetemi, non ho parole. È vero che è facile trovare i secret qui, ma è successa roba clamorosa. Facilissimo. È successa roba clamorosa che, di cui purtroppo, a cui purtroppo in realtà vi ho abituati in un certo senso. Il chiamarmi le carte e farle uscire improvvisamente, va bene. Quindi signori, nulla, ringrazio Tuberanza per essere stato qui. Ringrazio anche Joseph per non essersi farmato i ticket. Bravo Joseph, bravo così. Ragazzi, continua. Joseph è... non c'è voglia di fare niente. Dobbiamo assolutamente martellarlo, sì. E quindi raga, dai, ringrazio anche voi per essere stati qui. Nulla, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, a passare da Tube per il continuo. E quindi grazie Tube. E noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video. Ciao. Ciao.